Hello everybody! Ah no, ok, no, ah, ciao a tutti! Oh. un po' di vento qua in Irlanda, non manca mai. Ma dove vai? Facciamo vedere anche il cielo, vedi? Ah, ok. Guarda il cielo, guarda. Avevamo un monte di cornacchie che aspettavano, perché abbiamo mangiato un panino. Sì. E avevamo un monte di cornacchie che aspettavano la loro porzione di cibo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, è un po' che non vi mandiamo un video, siamo super impegnatissimi perché dobbiamo mettere a posto un sacco di cose e quindi siamo ancora abbastanza nella burocrazia, anche se ci sono delle cose che sono conquistate. E la scuola va bene dei bambini e loro stanno bene, stanno pian piano imparando l'inglese e stanno entrando in quell'atmosfera. Anche l'irlandese, ieri erano... hanno fatto la loro prima lezione di irlandese. Sì. E noi anche, Claudio lo parla ormai bene, riesce a capire bene tutto quello che gli dicono, anche quando sono quegli irlandesi che parlano stretto. Sì, l'inglese parlo bene. L'irlandese ancora no. Però qua noi siamo in mezzo agli irlandesi e non mezzo agli inglesi, e anche se parlano inglese pure loro, insomma, vabbè, avete capito. Comunque, sto a dilungarmi. Insomma, noi abbiamo capito a un certo punto che io, essendo che non mi sono inserita in un posto di lavoro, non so se lo farò perché stiamo investendo molto sulle costellazioni, abbiamo fatto la prima giornata di costellazioni un pomeriggio, abbiamo fatto una sessione individuale con una donna e poi abbiamo fatto questo gruppo ed è andata molto molto bene. E è stato proprio un bel pomeriggio di lavoro molto profondo e le persone sono andate via veramente contente. Non tutte conoscevano questa tecnica ed erano proprio soddisfatte. Abbiamo già organizzato il prossimo incontro per domenica 4 giugno e per cui cominciano già a iscriversi, insomma, gente interessata e da lì piano piano noi facciamo volantini e poi dopo li mettiamo un po' da tutte le parti, insomma, questa cosa si deve un pochino aprire piano piano, ci vorrà il tempo che ci vorrà. E poi adesso abbiamo incominciato con Thomas Town, con questa sala yoga, e appena qui la cosa è partita, sicuramente cercheremo altre sale analoghe nelle altre città e così faremo un evento in una sala con ripetizione ogni mese, però faremo poi altri eventi con altre cadenze, sempre la cadenza di un mese, però che ne so, una volta a Kilkenny, una volta a Thomastown, in modo da coprire sempre di più il tempo. Sì, per farne sempre di più e permettere a più gente di poter usufruire delle costellazioni, lavorare. E lavorare con noi. E chi ha fatto un gruppo è meglio che lasci passare del tempo, circa un mese appunto, e allora nel frattempo noi ci apriamo ad altri gruppi in altri luoghi. È prematuro ancora, però questo è un po' l'obiettivo, ecco. Esatto, infatti. Il lavoro di Claudio non sta andando bene, a parte che non gli piaceva, perché è un lavoro veramente bello tosco, di tante tante ore, sono 10 ore, una fila all'altra così in piedi, un lavoro tosto. Ma poi non era molto bello il clima. Non che perché fosse un gruppo di polacchi, non avevo mai conosciuto polacchi in vita. No, ma c'erano dei polacchi, d'accordo, ma c'erano anche, era molto internazionale il gruppo, ma più che altro ci sono già 3 cuochi di grandissima esperienza che ruotano in cucina, e se sono già 2 cuochi contemporaneamente io vado un po' in sovrapposizione. Ovviamente loro hanno molta più esperienza di me. In questo momento hanno detto che non hanno bisogno, se ne avessero bisogno mi richiameranno. Quindi sono un attimo in stand by, però comunque l'esperienza fatta fin qua, per quanto faticosa,
lavorare 10 ore di fila con una pausa di mezz'ora in tutta la giornata e alle volte neanche c'è, e, insomma, non è così il massimo che potessi cercare. Questo però comunque lo teniamo lì nel cassetto, è un'esperienza, ho imparato altre cose, un altro lavoro, però vediamo, ecco, no? Vediamo che cosa può succedere. Come? Lo mettiamo tutto lì nel curriculum, fa tutto esperienza, e sicuramente anche questo può servire. Combinazione, ieri siamo andati a cercare un posto per riparare il camper, per fare un po' di manutenzione prima di venderlo, anche perché stiamo, insomma, cercando un attimo di capire se venderlo in Italia, se venderlo qui, insomma, un po' di cose. Ci proviamo qui. E la persona che dovrebbe ripararlo, ieri parlando così del me, tra l'altro, mai visto, mai conosciuto, abbiamo chiacchierato, non so quant'è, mezz'ora. Tutta. Fantastico, del più e del meno, cioè veramente stupendo. Come potevamo andarci a bere una birra al pub, chiacchierare lì, si faceva una bella chiacchierata, simpaticissimo, proprio questo, proprio vero irlandese, aperto, proprio che della gente che piace a noi. E allora mi chiede del più e del meno, cosa fai, cosa non fai? E qua lavoro là, però insomma mi piacerebbe fare altro, io ho sempre fatto altro. Che cosa facevi? Computer, tecnico computer, il contabile, ho un amico che cerca un contabile, aspetta un attimo che ti do il suo contatto, ti metto in contatto con lui. Ho detto, grazie, in Irlanda funziona così, ci si passa, c'è il passaparola, nel bene e nel male, però dice, perché dice, io ti posso fare una, dire che vai bene, però posso anche dire no, non prenderlo quello. Quindi insomma, entrambe le cose. È un po' internazionale questo modo di fare, diciamo. Sì, però ha detto che c'è molto il parlare, dice, guarda, io ho bisogno di questo, tu hai bisogno di quello. Ah sì, io conosco quello là che sa fare questo. Tu... Ah bene, allora ti metto in contatto. Anche il camper, tramite un nostro amico, il papà di un compagno di Susi e di Leonardo, ci ha detto che un suo amico... gli ha detto che ha un grande sogno, quello di comprare un camper, e gli ha detto, camper? Ho degli amici che lo vogliono vendere e ci mette in contatto, e adesso chi lo sa, magari questo sta, perché lui vuole, questo signore vuole andare a fare un viaggio in Spagna, e quindi anche se ha la guida dalla parte sinistra, tanto meglio, là sarebbe perfetto. Allora vediamo se ci incontriamo tra di noi, che va bene per lui, va bene per noi. Tac, il camper è venduto attraverso un amico. Funziona tutto così, Sì, e come? È veramente proprio Irish style questo metodo qua. Oggi noi facciamo 10 anni di matrimonio. Ecco, così, buttiamola là. Esatto. Sì, 10 anni fa a quest'ora eravamo seduti al ristorante, oggi siamo seduti qui al cielo aperto e ci prendiamo una boccata d'ossigeno. Quante cose sono cambiate in 10 anni, neanche a dirlo. Tante, cioè, sembrano 10 vite. 10 vite, sì, una per ogni anno. Grandi cambiamenti ogni anno, di tutti i tipi, a partire da noi stessi, e grandissima esperienza. Questa mattina abbiamo deciso di non fare niente, nel senso, ci siamo presi mattina libera, noi due, siamo andati a vedere un paesino un po' a sud, così viaggiando. Poi siamo ripiombati qui a Callan all'ora di pranzo, siamo presi un panino così tranquilli, poi sicuramente sabato andremo a Dublino, vogliamo andare col pullman, c'è questo pullman gigantesco rosso, sì, bellissimo, che passa sempre davanti a casa nostra di Thomastown. E sono 2 ore di viaggio andata e ritorno, 2 ore andate, 2 ore ritorno, e andremo a festeggiare questi 10 anni con i nostri bimbi in un pub a Dublino. Questa, sì, è un po' l'idea. Con, ecco, una Guinness sicuramente, poi anche due, tanto non guido il pullman, quindi e vediamo com'è questo anniversario. Sì, ok.
Aggiungo ancora una cosa, che io e Claudio abbiamo deciso da oggi in poi di parlarci in inglese. Yeah, allora, now, just start immediately. Io non so l'inglese, se non c'è un inglese che non è assolutamente udibile. It's not true. Yeah. It's understandable, yeah. I understand you every time. Allora, capire lo capisco abbastanza, diciamo, insomma, deve essere un po' semplice. Parlare, non so, mettere insieme verbi, conosco, ho un vocabolario limitato. You have to take the words, put them together, mix and so. But it's important to try, because speak only Italian and it's not possible to learn. No, so full immersion in English. Yeah. E quindi io e Claudio da oggi ci parleremo soltanto più in inglese, tranne quando c'è proprio, non si è ferri corti, che a quel punto ci si deve aiutare. Detto questo, un abbraccio grande, ci sentiamo presto. Ciao a tutti, un bacio, ciao!